ciao a tutti. Dico due parole sulla manovra di bilancio, quello che è stato annunciato. Mostro anche questa cattedrale, non so se si riesce a vedere qualcosa tra gli alberi. Non vado lì perché sono gli operai che stanno pulendo il parco, c'è molto rumore, come sicuramente sentite. Cosa volevo dire di questa manovra, di questo rapporto debito-PIL al 2,4% che spaventa tutti? Beh, volevo fare una piccola considerazione di natura politica, che mi sembra che questo caso sia molto molto gonfiato e devo dire in maniera anche molto controproducente, se guardiamo specialmente il Partito Democratico, perché ha fatto passare la Lega, il Movimento 5 Stelle, come dei rivoluzionari che pur di mantenere le loro promesse elettorali fanno di tutto. In realtà, almeno dal mio punto di vista, il debito del 2,4% è assolutamente in linea con quello dei debiti precedenti. D'accordo, c'era un po' la tendenza a calare, ma è tutto da vedere se sarebbe calato con un altro governo. E c'è stata sempre una grande critica nei confronti del reddito di cittadinanza, si parlava sempre di quello, dove trovate le risorse, eccetera. Mentre secondo me il reddito di cittadinanza è una cosa abbastanza sacrosanta. L'ho criticato e lo critico, cioè si può fare in molte maniere, può essere molto sbagliato, però insomma che la gente viva sotto il livello di povertà, questo sicuramente non è accettabile. E poi la cosa più assurda è che, si vede qualcosa forse, è che poi il Partito Democratico critica dicendo: ma perché non avete migliorato il nostro reddito di inclusione? Ecco, mi sembra strano, da una parte si critica il Movimento 5 Stelle per aver fatto quest'altra cosa, dopo si dice che loro avevano fatto una cosa che era uguale. O critichi in una direzione o critichi nell'altra. Ecco, mi sembra poco compatibile la critica così in queste due direzioni. Ecco, mi sembra che ci sia un po' di ipocrisia in questa critica, sembra che si voglia criticare a tutti i costi, benché a mio parere ci fosse più di un elemento che poteva essere criticato o comunque messo in discussione, non tanto il reddito di cittadinanza quanto la flat tax, specialmente da parte di chi è di sinistra. La flat tax è una cosa abbastanza orribile. E l'altra questione di cui si poteva parlare, si sta parlando un po' in questi giorni, ma mi sembra comunque in maniera minore rispetto a quanto si parla del reddito di cittadinanza, ma quali sono le misure che questa manovra fa per gli investimenti, per far crescere il PIL. Ecco, di questo si parla molto, molto meno, è una cosa fondamentale perché, ripeto, il reddito di cittadinanza secondo me va fatto, però non è che i lavori si inventano così, che si fa il reddito di cittadinanza e subito ognuno avrà le sue tre offerte di lavoro. E qui la grande sfida, quindi la domanda è: dove trovano questi posti di lavoro, come li fanno? La crescita della domanda interna del mercato dovuta al reddito di cittadinanza, sì, sarà una crescita, ma insomma la stimo in cifre abbastanza basse. Ecco, non credo che sia questo che fa ripartire l'economia. Ma ripeto, tutto sommato questa manovra, pur da sostenitore di questo governo, ecco, la trovo io abbastanza ristretta, abbastanza deludente, anche perché prima si diceva possiamo sforare il 3% se sarà necessario. Salvini aveva detto, cosa? Sfioreremo il 3%.
Ecco, e adesso sono tutti già ridimensionati. Non vedo, ecco, un gran motivo di gioire. Per carità, era meglio così che non un 1.6% di cui si era parlato, però insomma non è, mi sembra una gran cosa. E poi ancora non ci hanno detto che investimenti fanno, quindi, beh, questo è il punto su cui io batterei di più. Poi insomma, reddito di cittadinanza, la gente non può neanche morire di fame, ecco. Vabbè, questo è quanto, vi saluto.